È solo calcio d'agosto, ma Cesena ed Entella non si risparmiano in Coppa Italia Frecciarossa. Nel turno preliminare all'Orogel Stadium di Romanuzzi le squadre si dividono un tempo a testa. I bianconeri mettono in mostra già un gioco di buon livello e al 17° sfondano con Cristian Spendi, bravo ad appoggiare in rete, un tiro di Giovannini deviato da un difensore. Col piede sull'acceleratore il cavalluccio si divora il bis, Donnarumma sfonda a sinistra e impegna De Lucia sulla ribattuta, si apre la porta per Bumbù, mascheggia il palo. Prima del minuto di recupero arriva quindi l'allungo su calcio d'angolo di Donnarumma, l'incornata di Cioffi porta sul 2-0 le squadre negli spogliatoi. L'Entella prende il dominio del campo e del gioco e riequilibra l'incontro con due gol simili di Meazzi. I suoi piazzati colgono di sorpresa la difesa di casa e consentono di portare la sfida ai supplementari. I ritmi calano con le squadre stremate e si apre la lotteria dei calci di rigore. È quindi il portiere Pisseri a dissarsi sulla cattedra. Mercadante e Di Santo calciano fuori. Poi, dopo gli errori di Cioffi e Saber, il portiere dei romagnoli ipnotizza Zappella, Siatuni e Tune. A portare al primo turno di Coppa per il Cesena ci pensa Pierotti col gol decisivo dell'8-7 finale. Ora c'è il grande appuntamento del Dallara in casa del Bologna l'11 agosto alle 21.15. Matteo Pisseri porta il Cesena allo stadio Dallara, regalando il derby